Silvia Cristiani, psicologa del Centro Antiviolenza Mascherona di Genova. Bentornata, dottoressa. Buongiorno, grazie. Buongiorno a In tutti. quest'ultima settimana solo due delitti, due omicidi, due femminicidi che di nuovo riportano alla ribalta le cronache anche liguri il tema terribile della violenza nei confronti delle donne. Ricordo solo il più importante, quello a Sestri Levante, un uomo che era giovedì scorso, ha sparato alla moglie e poi si è ucciso e poi ha detto che l'avrebbe fatto per porre fine alla depressione della donna. Io partirei, dottoressa, da questo caso, un altro caso dove c'è della disperazione dietro, proprio per rianalizzare questo fenomeno insieme. Sì, il fenomeno, come spesso ci siamo costretti a ripeterci, è un fenomeno estremamente complesso, quindi dietro ogni singolo caso vanno poi analizzate le dinamiche, gli effetti, le sofferenze, le disperazioni che nascondono. Sicuramente parlare di femminicidio è parlare di, come dire, la punta di un iceberg. Dove noi sosteniamo ormai da anni che arrivare qui è sicuramente, evidentemente, essere in estremo ritardo rispetto alla vita delle persone. Quello su cui cerchiamo di puntare molto tutto il nostro intervento è tutto il lavoro precedente, quindi la prevenzione, la valutazione del rischio, l'ascolto, l'accoglienza, l'analisi di ogni singolo caso che come centro, ma credo che come rete antiviolenza con tutti i soggetti che devono essere coinvolti, che sono coinvolti di fatto nel contrasto a questo fenomeno, dobbiamo porci sempre più come obiettivo perché emergono costantemente storie, elementi che fanno pensare inevitabilmente a una storia precedente. E ripeto, il femminicidio diventa la punta di un iceberg che è molto molto più strutturato, che ha una storia molto più lunga e che dovremmo tutti, i vari soggetti, andare a conoscere, indagare e valutare con attenzione. Assolutamente sì. Ne approfitto, dottoressa, della sua presenza. Siamo anche all'inizio dell'anno. Noi parliamo sempre delle attività che tutti i centri antiviolenza fanno, anche di prevenzione, di informazione, di divulgazione nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, l'importanza di parlare, per esempio, nelle scuole. Magari questo è anche il periodo in cui si progetta, si programmano degli interventi di questo tipo. Quanto è importante e cosa avete magari già progettato, cosa state facendo proprio nei confronti dei più giovani per cercare in qualche modo di supportare e di accogliere queste tematiche anche all'interno dell'istituzione scolastica e non solo in realtà? Ma noi abbiamo un gruppo di ricerca e formazione molto attivo, lavoriamo tantissimo nelle scuole di vario ordine e grado e nelle università e abbiamo praticamente già tutto l'anno scolastico riempito di formazioni e di sensibilizzazioni, per cui direi che è sicuramente uno dei piani di lavoro sui quali puntiamo maggiormente con grande impegno e grande determinazione. Lavoriamo appunto con i ragazzi all'interno delle classi, con incontri di formazione, ma anche con incontri che prevedono anche l'ascolto dei ragazzi, quindi anche con attività più attive, laboratoriali, che rimettano un po' più in gioco, e anche con il corpo docente, con gli insegnanti, perché poi diventano un po' all'interno dell'istituzione scolastica gli adulti di riferimento di questi ragazzi, per cui è un canale, un altro anello della rete che per noi è fondamentale rinforzare e strutturare sempre di più. Assolutamente sì. Io